Nunzia Coppedè oggi è con noi ed è presidente del FISH Calabria, la Federazione Internazionale. Federazione Italiana Superamento Handicap, FISH come pesce, ed è anche consigliera del DPI, che sarebbe Disabled People International. Quindi abbiamo qui con noi oggi una donna che è leader nel suo settore, che esercita leadership nel suo settore, una donna che è riuscita, nonostante una disabilità abbastanza impegnativa, Nunzia Coppedè è tetraplegica, è riuscita a fare delle cose meravigliose, tra cui due libri molto belli. Uno qua vi faccio vedere, Il fiore oscuro, sessualità e disabili, che è il suo secondo libro. Il suo primo libro invece, Al di là dei girasoli, è un libro molto bello dove narra proprio la sua vita, ed è da lì che io le chiederò di iniziare. Nunzia ci parlerà della sessualità all'intersezione con la disabilità. In Italia è già molto difficile parlare di sessualità per motivi storici, retaggi culturali. Pensate che ancora l'educazione sessuale e sentimentale nelle scuole è un ostacolo, spesso trova ostacoli spesso da sormontare. Pensiamo che nel nostro paese avvengono ancora dei delitti nei confronti delle persone disabili, dei delitti grandi, tipo appunto violenze sessuali, ma anche piccoli delitti, per esempio occupare il parcheggio per una persona disabile significa bloccare quella persona in macchina magari per tutta una mattina. Quindi parliamo dei grandi delitti, ma anche dei piccoli delitti quotidiani, le barriere architettoniche, gli sguardi di compassione, no? Quindi dentro questa dinamica noi dobbiamo decostruire una serie di atteggiamenti che noi abbiamo, e col metodo intersezionale abbiamo iniziato a farlo, no? A situare noi stesse sul piano del genere, della classe, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale, delle diverse abilità che abbiamo sul piano geopolitico. Tutte le nostre diversità creano ciò che noi siamo. Quindi è molto importante un'autoriflessione, una sociologia autoriflessiva, come abbiamo detto durante le scorse lezioni. È notizia di questi giorni, come ogni giorno c'è un episodio di bullismo o qualche suicidio di ragazzino o ragazzina oggetto di bullismo. L'ultimo in ordine di tempo era proprio un ragazzino disabile. Quanti anni aveva? 13 anni. Violentato da altri della sua età in virtù del fatto che era disabile e non poteva difendersi. Quindi questa società che da una parte ci fa vedere le merci, ci abbindola con le pubblicità, ci fa pensare che ormai viviamo nel miglior mondo possibile, no, questa è la stessa società che produce forme di violenza così malvagie, forme di violenza così veramente crudeli, perché giocano sulla differenza che diventa disuguaglianza. E secondo me questa è una cosa che noi dovremmo veramente ogni giorno, sulla quale dovremmo ogni giorno riflettere sulle nostre diversità, riflettere su come noi ci poniamo verso il mondo. E per questa ragione che ho invitato Nunzia Coppedè, perché la sua prospettiva è diversa dalla nostra. Lei può vedere cose dal suo positioning, dalla sua conoscenza situata, può vedere delle cose che altri non vedono, okay? Può notare delle cose che altri non notano, e questa è una forma di creazione di conoscenza, quello che stiamo facendo stamattina, una forma di creazione di conoscenza che spesso dentro l'Accademia non avviene. Quindi vedere proprio dove c'è il fuoco delle contraddizioni, dove c'è il fuoco, dove c'è il problema, vedere come si sviluppano resistenze, nuovi saperi, come si sviluppano modalità
che sono nuove. Nunzia Coppetè poi vi racconterà lei la sua storia. È stata molti anni nel Cottolengo, prima è stata con la sua famiglia, poi è stata appunto nel Cottolengo, e ha una prospettiva sull'istituzionalizzazione delle persone disabili che è assolutamente importante e sovversiva, perché con la sua esperienza concreta lei è riuscita a sovvertire l'istituzione e a creare altre modalità di vivere, a creare altre modalità di interagire con esseri umani in maniera sociale. Quindi lascio la parola a Nunzia, le diamo il benvenuto.